Questo è Oppo Find X, il primo della serie di punta dell'azienda cinese, ma ora c'è Oppo Find X2 Pro. Basta camera pop-up, il design è minimale e le specifiche sono pazzesche, ma non è per tutti, nemmeno il prezzo. Vi ricordo per approfondimenti, bundle, disponibilità e prezzi che in descrizione trovate il link alla sua recensione dove c'è scritto tutto quello che dovete sapere. Intanto vi invito a lasciare un like a questo video se vi dovesse piacere e ad iscrivervi al canale. Ma sono riuscito a capire piuttosto facilmente, anche senza leggere la sua scheda tecnica, che si tratta di un mostro di potenza. Al suo interno CPU Qualcomm Snapdragon 865, GPU Adreno 650, 12 GB di RAM, 512 di archiviazione. Non espandibile, però penso che ne abbiate già a sufficienza, no? Un device certamente ben ottimizzato, non batte ciglio per alcun motivo. Durante questi giorni d'uso è sempre rimasto sveglio, reattivo, pronto ad eseguire qualsiasi operazione nel minor tempo possibile e nel migliore dei modi. Elogio spesso le CPU mobile di Qualcomm per via della buona ottimizzazione hardware alla base. Poi scalda poco e di conseguenza ne giova la batteria, che di norma rimane a 30 gradi centigradi ma difficilmente supera i 40 di temperatura sotto forte stress, che sia nell'esecuzione di giochi o banalmente nell'uso intenso di CPU. A proposito di gameplay, ineccepibile la qualità di gioco, con frame rate stabile anche a dettagli massimi, e alcuni titoli girano a 60 frame al secondo, senza contare che il display ha campionamento tattile di 240 Hz, quindi riesce a percepire il tocco ogni 4 millesimi di secondo all'incirca, e questo aumenta reattività e precisione non solo in gioco ma anche banalmente nella scrittura e nell'utilizzo quotidiano di Find X2 Pro. E questa bestiolina è usata da Oppo come opportunità per far vedere cosa l'azienda è in grado di fare. È una prova di forza effettivamente, perché non vuole farsi mancare nulla e tutto quello che propone all'utente lo vuole fare bene, e quello che penso io è che ci riesce al 100%. Sono rimasto soddisfatto anche dal display montato, un AMOLED da 6.7 pollici, Quad HD Plus, con supporto al profilo DCI-P3 e all'HDR10 Plus, senza peccare di bordi curvi e forellino punch hole, che devo dire, più piccolo della media e ben posizionato, si rende molto discreto. Poi il pannello gira a 120 Hz di refresh rate, specifiche simili a quelle di Galaxy S20 Ultra, di cui allego tra l'altro la recensione qui in alto, e si colloca tra i migliori schermi mai montati su di uno smartphone, e il testa a testa con S20 Ultra è micidiale. L'unico appunto è sulla taratura colori, quella predefinita è molto tendente all'azzurrino e in questo senso S20 Ultra fa un lavoro nettamente migliore, perciò per smorzare l'effetto il mio consiglio è attivare il toggle visualizzazione tonalità naturali, così il telefono tarerà i colori sulla base dell'illuminazione ambientale e avrà un look più piacevole. Però è super immersivo e per spingere sull'uso multimediale eccolo dotato di un buon paio di altoparlanti, capsula auricolare più speaker inferiore, che combinati danno un audio stereo. E qui mi ha sorpreso subito l'incredibile spazialità, forse la migliore che io abbia mai sentito su di uno smartphone, comunque una soluzione che offre frequenze ben tarate e dei bassi udibili. Tornando al pannello, questo rimane molto esteso, con delle conseguenze anche sulle dimensioni poi del dispositivo stesso. Lo si afferra bene, ma se poggiato tende a scivolare, ecco che la cover in dotazione in questo caso aiuta. Quel che non aiuta sono sia i bordi curvi che il retro in ceramica, almeno di questa colorazione nera, che sinceramente non mi fa poi più di tanto impazzire. C'è anche in un più stiloso e insolito arancione in pelle vegana, che tra l'altro aumenta un po' lo spessore, che è già generoso di suo, 8,8 mm, ma questo è anche capibile. D'altronde c'è la presenza del chip 5G, appunto per il supporto alle reti 5G. E poi se ci aggiungiamo anche il peso di 207 grammi, capite bene che in tasca lui si fa sentire. Eh sì, non può passare in osservato. Ma insomma, ha delle linee morbide, dimensioni da buon padellone qual è solidissimo, resistente e certificato IP68. Ecco, avrei gradito un assortimento più vasto per quanto riguarda sia le colorazioni che i materiali.
ma qualche chicca software che ha a che fare con il display a 120 Hz la troviamo attivando l'Ultra Vision Engine. È un chip dedicato che consente di trasformare i video da 30 fps o meno a 60 o 120 fps e ci riesce provando a predire la successione dei frame. Proprio per questo non sempre l'effetto viene applicato, ma quando entra in funzione il risultato è molto piacevole e veritiero. Oppure posso trasformare i video da SDR in HDR e quindi ci sarà una modifica dei colori riprodotti. Dato appunto che tende a falsarli, vi sconsiglio però di attivare questa opzione, anche se non credo che insomma ne sentirete mai il bisogno, probabilmente. Comunque, mi sento di poter lodare finalmente questa ColorOS 7.1, basata su Android 10 e con patch di febbraio, perché ha fatto dei passi da gigante, appaiando Find X con ColorOS 5, Reno 2 con la 6 e Find X 2 Pro con la 7, si nota l'evoluzione dell'interfaccia, ora più matura, sobria e meglio strutturata e presentata. Brava Oppo, hai lavorato bene e finalmente hai introdotto anche la modalità scura. Poi ritroviamo sempre l'Always On Display e il Double Tap to Wake, oltre ad altri gesti da poter attivare come la navigazione tramite gesture, molto in stile iOS, però è ben gestita e pensata. Unica pecca, che purtroppo non è mutata nel tempo, sono le imprecisioni nella traduzione di alcuni elementi dell'interfaccia. Io mi chiedo nel 2020 come sia ancora possibile questa cosa, contando poi che Oppo in Italia ufficialmente da quasi 2 anni. No, è fastidioso. Va però precisato che questa è una versione software ancora non definitiva al 100%, quindi ancora c'è del margine per andare a migliorare. Non è definitiva perché? Perché lo smartphone uscirà ufficialmente, verrà commercializzato ufficialmente a partire dall'8 maggio. Capite che c'è un po' di distanza tra il caricamento di questa video recensione e poi l'effettiva disponibilità del dispositivo. Vi ricordo ancora una volta di andare a consultare per questo il link in descrizione, lì ci sono tutte le informazioni. Ma altre chicche risiedono nella batteria da 4260 mAh, che è a due celle. Entrambe supportano in ingresso 5V 6.5A e usando l'enorme caricatore in dotazione da 10V 6.5A si ricarica lo smartphone in appena 38 minuti, finora il miglior risultato mai visto su uno smartphone, merito della ricarica SuperVOOC 2.0 a 65 watt. Ha soddisfatto ogni mia aspettativa, mai mi sarei immaginato un risultato simile. E come ci riesce? Beh, il trasformatore va a caricare le due celle contemporaneamente e qui si spiega il perché di tutta questa potenza in ingresso che viene data al terminale. Ma ottime prestazioni anche in scarica, sono riuscito a totalizzare 6 ore di display attivo con 120 Hz del display forzati, così come ho forzato la risoluzione al Quad HD Plus. Ne ho fatto un uso medio, tanto YouTube, Instagram, Telegram, Spotify, un paio di telefonate e qualche ora sotto Wi-Fi. Supporta il Wi-Fi 6, tra l'altro, e sotto Bluetooth, supporto a Bluetooth 5.1. Perciò posso garantirvi come praticamente sempre lui riesca a portarvi fino a sera senza particolari problemi, anche con un uso ben più intenso. E se proprio non dovesse farcela, beh, poco importa, basta usare il trasformatore e collegarlo alla corrente per pochi minuti per già garantirgli un bel po' di tempo in più in attività. Detto questo, passo subito alla fotocamera, forse l'aspetto meglio sviluppato di Oppo Find X2 che non accetta alcun compromesso. Ma inizio con una piccola critica che va alla sporgenza della tripla camera. Lo spessore è lo stesso di una monetina da 1 euro. Mi sembra un po' troppo, mi sembra un po' esagerato, tra l'altro come estetica anche un po' bruttina da vedere, a mio modo di vedere. È pure scomoda e fa ballare il device su superfici piane. La cover ancora una volta aiuta, ma non elimina il problema. Al di là di questo, i sensori disponibili sono 3+1, uno standard e un super wide da 48 megapixel, un teleobiettivo 5x ottico da 13 megapixel che arriva a 10x ibrido 60x digitale e una selfie frontale da 32 megapixel. Certamente la soluzione del tele a 60x la trovo una mossa più intelligente rispetto a quello che ad esempio ha fatto Samsung con il suo S20 Ultra, portandolo all'estremo fino a 100x, andando a catturare degli scatti che
trovano un po' il tempo che trovano, per come la vedo io, abbastanza inusabili con questo effetto dipinto ad olio che è abbastanza bruttarello da vedere. Oppo con Find X2 Pro non ha portato all'estremo troppo questa caratteristica e infatti è riuscita comunque a giocare con il sensore che ha installato su questo device e a tirar fuori degli scatti perlomeno decenti o comunque utilizzabili, piuttosto fruibili, senz'altro più di quello che fa un S20 Ultra. E questo tele è anche stabilizzato otticamente, pure il sensore standard lo è, invece il grandangolo no. Però il grandangolo può scattare foto in macro e qui il telefono è in grado di capire automaticamente quando impostare, predisporre il sensore per uno scatto macro e quando no, e può scattare fino a 3 cm di distanza. Poi, tra le chicche dell'app fotocamera troviamo la presenza della modalità Pro per scattare volendo in RAW a 12 bit senza compressione, ma insomma tutti i sensori ben ottimizzati, ben pensati, gestiti e congegnati, i risultati parlano da soli. Ecco, a volerlo mettere a confronto con Galaxy S20 Ultra, forse quel device riesce a creare delle foto più instagrammabili, passatemi il termine, cosa che invece a lui non riesce poi così tanto bene, perché banalmente i colori sono un po' più naturali, meno accesi come invece accade su S20 Ultra, quindi magari necessitano di un qualche ritocchino in più prima di essere totalmente soddisfatti della resa finale. In tutti i casi, e questo non vale solo per lui ma anche per S20 Ultra in realtà, rimango scettico sull'effettiva utilità che può avere una modalità macro o un sensore macro e un teleobiettivo a 60 o 100x. Durante l'utilizzo non ho mai sentito la necessità di dover utilizzare uno di questi sensori così spinti, parlo appunto del tele a 60 o 100x, oppure di effettuare degli scatti macro ravvicinati. Allo stesso tempo però comprendo benissimo come Oppo abbia voluto munire questo Find X2 Pro di tutto il necessario, infatti a lui non manca nulla, dà molta libertà all'utente da questo punto di vista, dal punto di vista fotografico, lascia la creatività all'utente che può sprigionarla con questo set completo proprio di fotocamere. Oltre a questo, un comparto fotografico così potente contribuisce a giustificare un prezzo molto salato, 1.199 euro, che in realtà non è neanche così stratosferico se consideriamo S20 Ultra, che va a costare 180 euro in più. Sicuramente S20 Ultra si svaluterà, probabilmente lui seguirà la stessa strada, ma in questo momento, valutando l'hardware e il prezzo a cui è proposto, posso dire come Oppo Find X2 Pro sia il miglior smartphone top di gamma da acquistare nel 2020, un anno appena iniziato e che quindi la classifica insomma è suscettibile di variazioni. Consiglio a chi è in cerca di forza brutta veramente di farci un pensierino, a tutti gli altri invece di astenersi. Da Nicolò per Tutto Android è tutto e noi ci vediamo in una prossima produzione. Ciao!